amici di contatto, mi trovo in mezzo ai titolari, gestori di Fratelli La Bufala, fantastico punto di ritrovo per tantissime persone che vogliono mangiare il Made in Italy a Caserta, Salvatore, Massimo e Pasquale. Buonasera. Grazie. Buonasera. Come va? C'è male, tutto bene, una bellissima serata, gli ospiti sono fantastici, anche voi come gruppo, tutte queste belle persone, grazie veramente. Grazie. Allora, io devo fare i complimenti a tutti quanti voi per la fantastica riuscita di questa sera, per i tanti artisti e soprattutto per il buon cibo che si mangia solamente da Fratelli La Bufala, perché portate il Made in Italy e soprattutto il Made in Naples in tutto il mondo, nel modo più impeccabile possibile. Grazie. Noi ci teniamo particolarmente a portare avanti i nostri valori, perché diciamo che al sud sono un po' trascurati, e noi come immagine dei Fratelli La Bufala ci teniamo moltissimo a portare i nostri, la mozzarella, la carne, tutti i valori praticamente della nostra terra. Ci siete riusciti alla grande, insomma, ma soprattutto come prima cosa devo dirvi che è stata una grande iniziativa quella di appunto aprire quest'altro punto di ritrovo qui a Caserta, soprattutto in un periodo come questo, un periodo di crisi. Come mai poi la scelta di Caserta? Ma Caserta perché è una bella zona, una zona ricca, sono tante persone, belle persone. Ormai siamo in tanti punti vendita, perché il marchio Fratelli La Bufala ormai è esteso in tutto il mondo, siamo più di 100 punti, quindi a Caserta già eravamo presenti e quindi praticamente abbiamo fatto un rinnovo di questo locale che sempre ha dato bene, proprio per queste persone di Caserta che sono sempre stati clienti nostri, quindi un omaggio a loro. Ricordiamo tutti i punti Fratelli La Bufala che ci sono qui in Campania, soprattutto Giuliano, Caserta, Londra, Milano, poi in Campania abbiamo Napoli. Ma Piazza San Nazaro, siamo proprio al centro di Napoli, poi dappertutto, dai. Saranno anche altre aperture all'estero, quindi alla grande, sempre grande alla Fratelli La Bufala. Anzi, facciamo vedere un po' lo spot di Fratelli La Bufala. Dai, questo qui. Le corna, quindi, insomma. Allora, vogliamo dei siti per tutte quelle persone che magari vogliono raggiungervi però non sanno come fare. www.fratellilabufala.com. Poi oltre a questo dobbiamo fare un ringraziamento in particolare ai fondatori del marchio, a Geppi Marotta e Paolo Aruta. Volevi aggiungere qualcosa, Massimo? Paolo Aruta e Geppi Marotta sono persone che stanno credendo in noi e noi crediamo in loro, quindi speriamo che questa strada vada sempre avanti. Quindi un punto di ritrovo, sì. E soprattutto una grande famiglia. Sì, soprattutto questo. Va benissimo, noi ci salutiamo, vi faccio ancora gli auguri. Saluto al mio treccio a contatto insieme, 1, 2, 3. Contatto! Amici di contatto, Marianna, allora che fantastica sorpresa avere anche un ospite del tuo calibro, ecco, la comicità al femminile, insomma. Esattamente. Reduce da Made in Sud nel personaggio di Sex and Suit, felicissima di aver onorato questa apertura delle Fratelli La Bufala e contentissima in questo periodo in cui c'è tanta crisi di essere una tra le fortunate e avere il privilegio di lavorare tanto. E quindi sono felice di dire a contatto che sto preparando la serie TV su Sky di Gomorra. Che fa onore a anch'io che faccio la parrucchiera. Esatto. Però faccio una piccola cosa. Io vi voglio lasciare perché sennò devo mangiare, non ce la faccio più. Voglio solo ringraziare Luisa Esposito, che oltre ad essere un'attrice di teatro meravigliosa, mi permetto, è una grande amica, ma veramente una grande amica. Quindi è venuta qui per i Fratelli La Bufala, anche per noi, soprattutto per l'amicizia che ha con noi. Che dire, tesoro, noi ti guarderemo in TV sempre, perché sei una meravigliosa artista. E non solo in Sex and Sud, adesso c'è anche un altro personaggio meraviglioso. Mi farebbe piacere che tu spiegassi al pubblico. Sì. Però i Manavaga. Okay. Ciao ragazzi. Grazie. Il personaggio nuovo che preparo è un personaggio che fa pettegolezzi, è una portiera di albergo, un albergo frequentato da VIP. Non vi posso svelare molto perché ho registrato già una puntata per Made in Sud su Rai 2 e quindi aspettiamo di rivedermi questo nuovo personaggio, speriamo l'anno prossimo. Dimmi tutto. Guarda, hai accennato veramente poco, però con questo piccolo accenno già mi hai suscitato, sai, quella cosa che devo sapere, perché il pettegolezzo già in sé per sé è una cosa proprio bella e fantastica, perché noi donne siamo pettegole. Ok, allora te ne racconto uno. Ok, vai. Buonasera, sono la portiera d'albergo qui vicino, un albergo frequentato prevalentemente da VIP. Hanno assunto me nel personale perché sanno tutti che sono una persona seria, a modo, e soprattutto mi faccio i fatti miei. Però l'altra
l'altra sera è arrivata Platinette, 200 kg completamente vestita di rosa. Le ho chiesto i documenti alla reception, mi ha detto: perché non mi riconoscete? Come, siete Peppa Pig? Così si è offesa e è ritornata subito indietro. L'ho richiamata per fare le mie scuse, tornata indietro, si è tolta la parrucca. Lo scherzo l'ha fatto lei a me, nemmeno Platinette, erano barba papà. No! Sei grande, sei grande. Allora, Luisa, noi ci salutiamo. Ti ringrazio per la tua presenza, perché ci hai onorato veramente di tanto questa sera. Grazie a voi e con... Contatto! Ed eccoci qui, siamo tutti quanti riuniti, tutti gli artisti, per il fatidico momento, il taglio della torta. Ed ecco che la madrina si accinge a tagliare la torta. Siamo pronti? E là, auguri! Basta queste lacrime, non mi fire, ci devo guardare. Mo c'avi ma stregnere, poverimma che se può fa. Chiamama, io sto sempre qua, sempre pronta a me buttare. Sai che non può vincere quando tavolo non può dare. Ti imparata a perdere e non parla a mozzicare. Chiamama, io sto sempre qua. Pronta ad avanzare, vinda a buscare. Pronta ad avanzare. Pensa prima e ricera, ma non dicere fassaria. Piglia della ridere, e a nascuna si può contria. Chiamama, o viene a trovare, si stai sulle fuori. La saga serie è fatta, ci ne tenne per mezza via. Tanto non to credere, te ne riebba da pure di. Chiamama, io stonga sempre a. Amici di contatto, io sazia di cibo e di arte, perché di artisti ne abbiamo veramente visti tanti. Mi allontano e vado via da Fratelli La Bufala, che ha fatto una fantastica inaugurazione questa sera a Caserta. Però io vi ricordo di visitare sempre il nostro sito www.contattotelevision.it o aggiungeteci su Facebook Contatto Television Napoli 2. Danna Gentile, veramente tutto, un bacio e al prossimo servizio.